parlando di... Quando hai parlato della Grecia, della situazione greca, hai parlato di potentati. Vorrei sapere a cosa ti riferisci. Poi io non ho ancora... Ti prometto che il libro non l'ho ancora letto. Ma c'è un... non so se... Nella vostra inchiesta andate anche a vedere il discorso delle armi in generale legato anche alla criminalità organizzata? Quindi mafia, camorra, 'ndrangheta, sarà Corona Unita? Queste sono le mie domande. No, nel senso che noi non andiamo a vedere per cosa vengono usate, andiamo a vedere com'è il sistema di produzione e commercio, perché al di là di quello è importante capire quei meccanismi. Va detto che spesso, paradossalmente, la criminalità organizzata, qui non c'è nessuno, dico adesso, si approvvigiona di armamenti in maniera molto più discreta, cioè non fa le stesse forniture che fa uno Stato. Qui raccontiamo anche quello che io avevo costruito in inchiesta, l'Italia che manda pochi mesi prima di bombardarlo 11.500 fucili e pistole a Gheddafi, 11.500 fucili e pistole, considerate armi ad uso civile, tra le quali 1.600 fucili Benelli, che sono gli stessi in dotazione di Marines degli Stati Uniti, che ovviamente ne fanno un uso civile, no? Perché sono un corpo di Boy Scout che si trovano a fare un giro nei prati. Quindi la criminalità organizzata magari ne prende 5, ne prende 3, ne prende 4, non fa mai grosse forniture perché tende ad essere discreta, quindi è anche più difficile da trovare. Sono i commercianti o i trafficanti, poi lì la barra si sposta, a cercare di vendere tanto. In particolare in questi mesi è in corso un processo a Perugia di una banda che aveva buone ramificazioni anche all'estero, che cercava di portare in Libia 4-5 anni fa 500.000 Kalashnikov di produzione cinese. 500.000, pensate che l'esercito libico sotto Gheddafi aveva poco meno di 100.000 uomini, ne erano 5 ciascuno, oppure quelli sarebbero finiti in tutto l'Africa subsahariana soprattutto. Quindi non lo analizziamo. Rispetto ai potentati, diamo qualche nome e coordinata, forse ci capiamo meglio. Se voi troverete qui un elenco di amministratori delegati, presidenti di società di produzione di armamenti che sono stati ammiragli, generali, colonnelli. Forse scoprirete da qui che l'attuale presidente della provincia di Varese è del consiglio di amministrazione di Fiumecanca. Perché? Beh sì, allinea macchia si deve regolo e questa vuole essere una strada cascina costa. Ma che competenza può avere il presidente di una provincia, al di là che poi in realtà ha lavorato anche per queste aziende, per diventare consigliere di amministrazione di Finmeccanica? E se andate a vedere i nomi dei consigli di amministrazione di queste realtà, capite che si sta parlando comunque di gente che è difficile da spostare. È difficile da spostare perché poi magari occupa altri ruoli. L'attuale direttore generale di Finmeccanica si chiama Alessandro Panza, il cognome è perché è figlio di questo signore, è stato per almeno 8 anni direttore finanziario di un'azienda che l'anno scorso ha fatto 2 miliardi e 3 di rosso e che ha problemi da quel punto di vista. Ovviamente non è stato, vabbè, hai sbagliato, vai a casa, no, promosso direttore generale. E attualmente, quando Fiumeccanica, trovandosi in questo problema di rosso di bilancio, ha detto devo fare qualcosa, vendiamo una partecipazione. Questa partecipazione l'ha venduta a Fondo Strategico Italiano, che probabilmente è anche vostro, perché Fondo Strategico Italiano è il fondo che Cassa Depositi e Prestiti, che è quella che inizialmente doveva erogare i prestiti agli enti locali per fare la piscina comunale piuttosto che per la strada, è sempre di più diventata un player potentissimo nel panorama finanziario economico italiano, presieduto dall'ex ministro Bassanini, forse avete visto la puntata di Report che ne parlava, in camera gli utili degli interessi dei conti correnti postali, un sacco di soldi, il mio collega Luca Martinelli, non il presidente di Panama, ma ha ricostruito tutta la rete di questa cosa. Voglio dire, questo potentato non può operare, opera attraverso questo fondo strategico italiano.
che decidi di comprare la partecipazione appunto in Avio, che è un'azienda che produce anche motori militari, che Finmeccanica ha. Il direttore generale di Finmeccanica, Alessandro Panza, consigliere amministrazione di Fondo Strategico Italiano, Alessandro Panza. E quando noi gli abbiamo messo il microfono sotto dicendo: ma non le sembra un po' strano essere da quello che vende, quello che compra, a un prezzo che non si sa perché? E dice al mio collega, che peraltro è il terzo autore, Lucio Facchini: lei mi ha fatto una domanda, come che aveva detto? Sgradevole. Sgradevole, mi ha fatto una domanda molto chiara, che dice che questi sono i potentati. Cioè, in tutto questo mondo degli armamenti è ancora di più strutturale questa situazione rispetto a quella che succede già in Italia normalmente. Però poi vai a scoprire, non è niente in più, e scopri che l'80% delle 300 società consolidate nel bilancio di Finmeccanica sede all'estero. Quindi tu hai il paradosso che un'azienda controllata al 30% per legge dallo Stato, che è lo Stato a definire i vertici, porta le proprie aziende fuori, in particolare anche in Lussemburgo, in Olanda, dove ci sono agevolazioni fiscali. Quindi un'azienda controllata dallo Stato va in paradisi fiscali per pagare meno tasse allo Stato di cui è sottoposta in un certo senso. Perché? Perché? Domandatevi perché io, se sono un'azienda statale, cerco di dare meno soldi allo Stato che è il mio padrone. È una cosa stupida, no? Perché forse se io, al posto di pagare le tasse, metto via un po' di soldi e faccio utili, posso uno raccontare la palla, ti sto dando utili Stato, mai così tanti come le tasse che invece sto abbassando. Anche perché gli utili non li do solo allo Stato, che è il padrone al 30%, ma li do a tutti gli investitori, soprattutto internazionali, che acquistano le mie azioni. Tanto è vero che quando Finmeccanica faceva utile, più della metà dei suoi utili uscivano dal paese, uscivano dall'Italia. Però se io faccio utili, io che sono il manager, io che sono il presidente, io che sono amministratore delegato, io che ho le stock option, piglio un sacco di soldi, piglio i bonus, perché sono stato bravo, ho fatto utili, come pagando meno tasse a chi dovrebbe essere il mio padrone. Questi sono